benvenuti voi ma buoni in Canale Letteraria per questa serata in compagnia di Luca Ricci, autore di racconti e viene definito uno dei migliori scrittori di racconti italiani. Io devo dire che convengo con questa definizione perché questo libro è veramente molto godibile, veramente una serie di racconti, anche perché mi sono convinto pure che scrivere racconti secondo me è molto, ma molto più difficile che scrivere un romanzo così secco, secondo me, mia modesta opinione. Poi adesso nella conversazione vedremo se questa teoria coincide con magari con la visione magari dello stesso Luca o anche del nostro Michele Colucci. Comunque secondo me veramente la prova è che questo libro veramente è godibile proprio perché insomma si passa dal serio al, come si dirà, facito in maniera così disinvolta, e poi è un affresco secondo me perfetto anche in virtù dell'argomento che affronti, perché parliamo di scrittori, sono degli scrittori tipo, come si può dire così, e tu li hai inquadrati in una maniera proprio perfetta e anche li hai calati anche in una realtà molto, cioè, diciamo che realistico, veramente al massimo di quella che è la nostra situazione nel nostro paese. Va bene, adesso lascio la parola a Michele che faremo una conversazione più amabile possibile, diciamo così. E volevo semplicemente ricordarvi che questa nostra serata fa parte sempre del maggio dei libri, questo mese all'insegna collegata. Va? Si sente? Pronto? Sì. Maggio dei Libri è un'iniziativa che va a livello nazionale, quindi noi come Presidente del Libro e Letterario abbiamo pensato di fare anche noi quest'anno questa prima esperienza collegandoci con questo circuito, e Luca Ricci abbiamo avuto già l'anno scorso, la settimana scorsa, una giornalista, Annalisa, il nostro ospite Graziano, che ci ha affrontato un argomento di estrema attualità interessante. Stasera partiamo con gli scrittori, diciamo Luca Ricci. Lunedì purtroppo abbiamo avuto una defaianza da parte della nostra ospite Michela Marzano, purtroppo non potrà essere presente per inconvenienti legati ai suoi viaggi che spaziano da tra Parigi, Roma, parlamentare, Parigi come insegnante di filosofia, quindi diciamo che purtroppo la nostra estate è saltata. Ci rivedremo giovedì prossimo, abbiamo una ospite Andrea Viva che presenterà a livello notturno alle 19.30, perché poi ci sarà un secondo momento al Teatro Cine Teatro dell'Opera, verrà proiettato Galantuomini, che è un film che era lui, diciamo, fatto da lui, e quindi avremo questa sera di due momenti. E dopodiché avremo lunedì 22, vi illustro brevemente, penso che abbiate preso anche i volantini, lunedì 22, grazie alla collaborazione e alla proposta fattaci dai ragazzi del liceo di Lucilio, faremo una serata su Pirandello con Claudio Mione, che è un attore che forse qualcuno avrà pensato recentemente al Teatro Garibaldi, quel monologo su Pulcinella con Mario Lucci e Costantino Costiglione, che verrà con i ragazzi di liceo, ci farà gustare una serata sul Pinarello. Dopodiché il 25 giugno ci sarà Simone Giorgi, che presenta L'ultima famiglia felice, e infine il 31 di marzo il tempo purtroppo non ci aiuta a farci sembrare che maggio non mi sembra maggio, onestamente penso se ne è d'accordo con me, altri anni stavamo all'aperto per queste cose. Comunque chiuderemo il 31 maggio con Michele Santerno, che a qualcuno forse a molti non dirà nulla, però vi garantisco che è una cosa da vedere, da seguire, da ascoltare, un monologo che ha a che vedere con i libri. Quindi chiudiamo questo mese di maggio con questo monologo, il 31 proprio. Ok, a questo punto non vi annoio più, lascio la parola a Michele Colucci e a Luca Ricci. Grazie a tutti. Allora, ha già introdotto Pippo che questa raccolta di racconti ha questo filo conduttore, sono racconti che parlano, tratteggiano tutti i ritratti di scrittori, con caratteristiche e soprattutto difetti diversi, no? Si va dal timido all'asceta, si va dall'invidioso, che poi sull'invidioso insomma, ci provavamo pure stare, insomma, tesoro, l'invidioso tuo, la carogna vera e propria, insomma.
A me questa impostazione, mi gioco subito la citazione Lotto, così ci togliamo il pensiero, mi ha fatto pensare a Raymond Queneau, a Esercizi di stile, che per quei pochissimi che lo conoscono ancora, è un libro che parte da un raccontino insignificante di una scena che si svolge sul tram a Parigi. E questa scena qui viene raccontata 99 volte in 99 modi diversi, quindi nella maniera come la racconterebbe lui si medesima in vari soggetti, no? Come la direbbe un personaggio corroico, uno estremamente sintetico, un comunista, un anarchico, un fascista, uno fissato per i dettagli insignificanti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo qui invece è comunque, trovo essere un esercizio di stile, poi insomma il paragone dovrebbe fare quantomeno piacere, insomma, che no, uno dei monumenti della letteratura mondiale. In realtà poi, grazie per aver invitato, però che no faceva appunto un discorso sul linguaggio, nel senso che ferma restando la situazione la variava 99 volte variando il linguaggio, cioè era il modo che cambiava, no? La situazione rimaneva la stessa, qui l'esercizio di stile, che era un discorso quindi prevalentemente linguistico, no, per invece, quindi è anche una palla mostruosa da un certo punto di vista, cioè dal punto di vista narrativo la storia era una, variata linguisticamente, ma non è molto insignificante. Esatto, sì, un signore che salta su un fatto un complimento meno. Per me non lo so, è un capolavoro della letteratura. Però qui no, non voglio dare informazioni fuorvianti, cioè, mi prendo la volontà di farmi un complimento, però in realtà qui ci sono 14 storie, cioè un libro di racconti formato da 14 storie che parla di 14 scrittori molto diversi tra di loro e da 14 storie molto diverse l'una dall'altra, questo va detto, e in questo senso esalta la prerogativa di un libro così, cioè di un libro di racconti, rispetto a un romanzo dove nel primo capitolo voi avete impostato tutta la situazione, avete i personaggi principali, poi c'è una variazione narrativa più o meno brillante che vi porta al finale. Questo invece è un libro di racconti per cui c'ha l'unità forte di una cornice implicita che sono appunto gli scrittori, il mondo culturale, il mondo editoriale, e però c'è la libertà dell'autosufficienza di ciascun racconto, per cui c'è l'unità e c'è la libertà, non sono elementi antitetici come potrebbero essere una narrazione lineare e più tradizionale romanzesca, bensì, siccome un libro di racconti, stanno in perfetto equilibrio e diciamo l'unità non dà noi la libertà e viceversa. Per cui sono 14 storie molto diverse, volutamente molto diverse, cioè non ci sono storie simili, ci sono due o tre storie che provengono da un universitario, nella fattispecie di lettere, lettere mi serviva per varie ragioni, il libro, il racconto ad esempio d'apertura si chiama Il Rutiano, parla di un professore cinico che ovviamente di Philip Roth, diciamo, della filosofia dello scrittore americano, ha preso gli elementi più esteriori e superficiali, ovvero una libertà sessuale rispetto anche un'aggressività sessuale rispetto al mondo studentesco che dovrebbe guidare. E il set universitario mi serve per più ragioni, però la prima è la principale e anche ovvia, è che dovendo parlare di scrittori, molti degli scrittori di domani passano poi su umanisti e per cui hanno, diciamo, un percorso che è tracciato, nel senso che andando anche per esclusione poi alla fine vanno a fare lettere. E poi mi serviva anche, forse più affascinante, perché la facoltà di lettere, a differenza di altre facoltà, al netto della crisi, della bolla, della speculazione, della demografia zero, del fatto che ci stiamo vendendo ai cinesi e per cui nessuno ha più un futuro, però lettere è proprio il paradigma della sconfitta, no? Cioè uno studia e sa quasi con certezza che quello che studia non gli servirà a niente nella vita, per cui è molto bello, molto letterario, molto poetico. Queste due ragioni, poi due o tre di questi racconti hanno lo stesso set, ma poi le storie sono molto diverse, in barba a chi no.
e poi invece abbiamo proprio totalmente racconti l'uno verso l'altro. Cioè, ad esempio, non so, Lo scomparso è la storia di uno scrittore famoso, di successo, per cui all'opposto anche di uno studente di lettere con velleità letterarie, che quindi all'inizio verosimilmente di una carriera ipotetica, Lo scomparso che mette in scena la propria morte perché è appena uscita la biografia non autorizzata della sua ex agente, che ovviamente dice delle cose sgradevoli su di lui, e per cui c'è, diciamo, questo questo racconto pieno di colpi di scena, quasi un romanzo bonsai, di una quarantina di pagine, con elementi forti thriller che entrano in gioco, perché poi lui si fa aiutare nella messa in scena della sua morte da questa bibliotecaria di Civitavecchia, mettendo in scena, rovesciando il rapporto lettore-scrittore che c'è, ad esempio, in un grandissimo libro, non so se siete d'accordo, però di Misere non deve morire, Stephen King, questo è stato anche un film di qualche successo, e dove invece era la lettrice che stava lo scrittore, salvandogli la vita, voleva in cambio che scrivesse ciò che desiderava lei. E quindi, ad esempio, questo è uno, poi invece si va ad esempio a Stefano Michele, a un racconto molto diverso e quasi introspettivo, che è L'invidioso, dove c'è un giornalista di successo, perché ovviamente poi i difetti diciamo si ingigantiscono quando c'è una gratuità, quindi un giornalista di successo non avrebbe motivo di essere invidioso di nessuno dei suoi colleghi, e che però invece si diventa ossessionato dal libro appena uscito del suo amico, che invece è uno scrittore di nicchia, probabilmente più bravo di lui, ma che vende meno di lui, che ha meno visibilità di lui, che ha meno successo di lui. E quindi c'è, diciamo, la descrizione. Ma a verificare che il libro dell'amico non vende un cacchio. Sì. C'è però la descrizione in presa diretta, in prima persona, perché appunto è lo scrittore attraverso cui vediamo tutta la storia, anche molto, molto dettagliata, di questo inabissarsi nella ossessione, nell'invidia, sì, da parte dello scrittore più fortunato rispetto allo scrittore nuovo. Questo proprio mi ha fatto molta impressione, questo, il fatto che sicuramente è vero, perché se lo dici, e se lo dici tu che sei uno scrittore, sarà proprio così, ma è veramente così importante e fondamentale per la vita di un romanzo la prima settimana, il massimo la seconda. Cioè, se un romanzo non vende nelle prime due settimane, è già finito, va già a macero. Sì, nel senso che sono così è finito. Ormai l'industria culturale è diventata industria, e basta, e quindi, essendo solo un'industria che impara in questa cosa qui a una saponetta, è chiaro che devi andare bene nel primo mese, diciamo, dopodiché viene messo, se non sei già uscito male, che poi non tutti i libri hanno la stessa visibilità. Insomma, c'è anche un discorso rispetto agli scrittori che sono le figure degli scrittori e le storie che sono in primo piano, c'è un discorso anche satirico, anche critico sulla società letteraria, sul suo funzionamento, sulla figura editoriale. Di certo la libreria, come appare a molti sprovveduti, a molti anche che conservano, non lo so, un certo idealismo rispetto all'atto di legge, alla cultura, e lo vedono come un paradiso terrestre, come io vedo la cremeria, dove ho mangiato molte tonde. In realtà non è così, cioè la libreria non è un luogo docente, e non è un luogo meritocratico, è un luogo dove, è il primo luogo dove iniziano ad agire le logiche di potere forti. E quindi non tutti i titoli sono visibili nello stesso modo, non tutti hanno lo stesso metro, non tutti hanno lo stesso spazio vitale, non tutti restano visibili per lo stesso tempo, eccetera, eccetera. Può capitare la sfiga di uscire in una settimana di pioggia, come succede nel romanzo, per questo non vedi niente. Oppure in una settimana dove succede un impatto di cronaca eclatante, che ne so, un attentato, tanto adesso sono di moda, e tutti la massa degli acquirenti potenziali distratta da altro ti dimentica, ti accantona, e quindi il tuo romanzo è perduto per sempre. Infatti il protagonista, l'invidioso, l'inizio del racconto proprio è il risveglio di questo personaggio, che spiega che è il primo giorno dell'uscita dell'amico e si chiede che tempo farà, cioè il suo primo pensiero è rivolto al meteo, alla condizione meteorologica, perché in genere una
giornata piovosa scoraggia lo shopping. E siccome ormai il lettore è un acquirente, bisognerà applicare al lettore le categorie di uno che esce per fare uno shopping generico, per cui del marketing. Addirittura ormai le case editrici, io ovviamente sono, ho tutte le newsletter di tutte le case editrici del mondo, e una nota casa editrice italiana, l'ufficio stampa di una nota casa editrice italiana scrive e invece di proporre i libri, le novità del mese come al solito, dice da oggi io non sono più l'ufficio stampa di F, e l'ufficio stampa di F da oggi sarà il suo ufficio marketing. Ah, alleluia, ciao, auguri. No, per dire che queste cose sono molto invasive, questi ragionamenti non sono, diciamo, ragionamenti di così iperbolici di uno scrittore che vuole fare degli scherzi, cioè i discorsi paradossali dei racconti sono sempre messi poi in scena, innescati per svelare dei meccanismi che sono invece invasivi e che condizionano la vita culturale del paese, anche la vita culturale del paese, se ha una qualche rilevanza, cosa che non sembra più avere, cioè la vita culturale del paese non sembra avere nessuna rilevanza sociale, io non sono d'accordo. Cioè per me se fai un discorso politico, se sei un intellettuale e poi però recensisci in maniera progettiva un buon menzione, un bestseller, senza nessuna stile, senza nessuna prerogativa culturale, su un giornale, per me sei colpevole. Se invece questo fa l'intellettuale italiano, la maggior parte degli intellettuali italiani, cioè predica bene in ambito sociale, politico, eccetera. La letteratura invece dice facciamo tutto come ci pare, tanto non conta, non è rilevante, non è preminente. Mentre invece io penso che si dovrebbero ridurre da parte di chi scrive discorsi pubblici rispetto ad altre cose e ci dovrebbe invece fermare sul discorso letterario, che per me, per come la vedo io, potrebbe avere un'influenza consistente, sicuramente ce l'ha in negativo per quello che è lo stato della cultura oggi in Italia, insomma, che è familistico, che è mafioso e che privilegia appunto l'aspetto dell'industria, cioè non c'è più un editoria di progetto, non c'è più un'editoria culturale, non ci sono più figure dentro le case editrici, ci sono più figure dentro le case editrici intellettuali, ma come c'era prima, non c'è più l'editore. Io ho fatto un post su Facebook c'è un dialoghetto di uno che dice ma perché io non posso morire come Camus con il suo editore, cioè che non morì con un incidente statale e poi si pensa che potesse essere in realtà i servizi russi perché lui si era schierato contro Pasteur, cioè a favore di Pasteur, no? Perché non posso morire? E l'altro gli dice, ma con chi puoi morire, scusa, non esiste più, al massimo puoi morire con il tuo amministratore delegato, con un ufficio stampa, non lo so, cioè vuoi morire con il tuo ufficio marketing, per ridere, nel bello o nel male. Poi ci sono le agenti letterari che sono ad esempio un anello di allontanamento tra autore e editore, o almeno quello che rimane degli autori, quello che rimane degli editori, che è secondo me pericoloso, nel senso che due figure che dovrebbero parlare molto e confrontare molto, invece sono diciamo, adesso hanno un'ulteriore barriera, un'ulteriore allontanamento con questa figura professionale che 10 anni fa non c'era in Italia, 10 anni fa, 20 anni fa nessuno, la maggior parte degli scrittori non era agente, adesso che è rovesciata, secondo me l'agente si è un po' eraccio. E gente che di solito appunto ha formazioni economiche, non letterarie, non umanistiche, e quindi questo, tutto questo messo insieme fa sì che poi si legga tanta robaccia, e questo fa sì che ci siano poi dei discorsi che sono brutti e non si instaura, diciamo, un percorso virtuoso, che potrebbe essere virtuoso. E questo, diciamo, potrebbe essere la preminenza di chi scrive, cioè indagare questo. Per questo anche ho scritto di scrittore, non per una sorta di frivolo autoreferenziale. Ci sono molti passaggi, molte frasi che suonano come sentenze, me ne sono segnati alcuni. Una di queste è uno scrittore, soprattutto un tizio attratto fatalmente da una tastiera, lo dici nello Stregato, che tra l'altro è uno dei racconti anche più divertenti, ambientato nel premio Strega, dove è,
succede di tutto e di più, e si parla di qualunque cosa tranne che di letteratura. Beh, per un strega, andrebbe ovviamente riformato, per ora appunto finito, diciamo, l'epoca di Casabellonci, che controllava anche lei i pacchetti di voti, ma diciamo che li controllava a favore di bravi scrittori. Per cui diciamo che nell'epoca in cui il Salotto dello Strega aveva un titolare forte che spostava i voti verso però scrittori bravi, abbiamo avuto una monarchia illuminata. Adesso siamo a una finta democrazia. In realtà poi quel vuoto di potere alla morte della Bellonci è stato riempito dal potere editoriale, per cui è una gara che spesso si fa paragonare al Palio di Siena, dove il fantino, lo scrittore, non conta niente, e il cavallo, l'editore, può vincere senza fantino. E è così, cioè è una gara di forza editoriale rispetto a che include 4-5 marchi. Se noi andiamo a vedere l'Albo d'Oro del Primo Strega, che dovrebbe essere, sarebbe il maggior premio letterario italiano di rilevanza nazionale, hanno vinto in 70 anni 3-4 marchi, più due volte Feltrinelli, due volte, però sono Rizzoli e Laudi Mondadori sostanzialmente che se lo giocano. Rizzoli e Laudi Mondadori fanno parte dello stesso gruppo editoriale dall'anno scorso, e io so molto bene perché ho pubblicato per Rizzoli, quest'anno non ho potuto fare lo Strega perché avevano vinto l'anno scorso. Aperte chiusa parentesi, che la Toscana questa è una logica di turnazione che appunto dovrebbe essere, sarebbe da rimettere in discussione, ma sarebbe possibile rimettere in discussione solo se appunto fossero defenestrati gli editori, che ad esempio fanno delle scelte già grosse e preponderanti rispetto alla vita culturale del paese, e tra questi scelgono anche i premi, cioè i libri da far vincere quell'anno. E quindi non c'è più appunto la società letteraria che almeno con quello conserva un'autonomia, no? Un salotto come era, nel bene o nel male, che poi veniva controllato comunque, come dicevo prima, insomma, cioè non è vero che prima era libero, allora vincevano gli scrittori bravi, adesso è un ostaggio degli editori e quindi gli scrittori cattivi. Non è esattamente così, però è anche così, se vogliamo proprio ridurre ai minimi termini, potrebbe essere così, perché appunto prima c'era una monarchia illuminata e adesso c'è un'oligarchia editoriale tremenda. Un'altra frase che merita approfondimento, sempre sugli scrittori, è: agli scrittori interessa l'eccitazione, non il sesso. Ho scritto io. Pagina 144. Sì, arrivederci, mi sembra un incontro con la Vertigo, sì, veramente un incontro con la Vertigo, perché ormai è completamente sciroccato. Da chi dove? Ci di un quarto d'ora rincoglionito. E facevo proprio questo tipo di uscite, ma veramente lo scritto io. Comunque, no, qui si va, diciamo, un altro frangente, il frangente, diciamo, quello che appunto vuole invece indagare qualcosa di molto meno, diciamo, solido rispetto alle logiche editoriali, alla filiera editoriale, ma invece vuole indagare quello che Saramago, che ha citato anche il risvolto di copertina, dice: gli scrittori lavorano, sono come i ciechi, lavorano nelle tenebre e soppesano l'oscurità. Cioè qualcosa che è impossibile da misurare, no? E quindi le prerogative che concorrono a stabilire l'identità di chi scrive. È un compito ovviamente umano, troppo umano, e quindi non ci si fa. Però in questo non farcela, le sfide perse, impossibili, sono le sfide della letteratura. Cioè, ad esempio, ci sono alcuni racconti dove si attua una metafora continuativa tra la scrittura e il sesso. Uno dei più espliciti in tal senso, fin dal titolo, è l'eccitato, che è la storia dello scrittore di mezza età che va in un villaggio naturista reale, perché molti di questi luoghi, le storie sono completamente immaginarie, ma i luoghi invece dove accadono, dove sono ambientate, sono veri. Capdaghi, è il sud della Francia, siamo andati insieme, quattro volte. Ti ricordi a te? No, ma in queste situazioni le cose più, le scene più divertenti sono proprio, avvengono nei supermercati, perché sulla spiaggia che non è venuto, però al supermercato che ti trovi a fare la fila con questi che ti passano, che ti
capire un pezzo di pane, ti ricordi? Insomma, vabbè, c'è questo villaggio nudista, nudista che però è anche scampista, cioè dove si pratica la filosofia sessuale libera, e quindi di scambio, di gioco, di così, di gruppo, e dove questo scrittore appunto riflette sul fatto che l'idea che ha lo scrittore preliminare, che sia per un momento felice se l'idea è buona, non riesce poi mai a trovare piena traduzione della pagina scritta. Cioè questo passaggio tra l'idea e la concretizzazione dell'idea è sempre una traduzione a perdere, fallace, difettosa, piena di difetti. E quindi questo provoca una grande frustrazione, ed è vero, cioè lo scrittore da questo punto di vista, come tutti quelli che hanno a che fare con la creatività, è frustrato, è frustrante. E quindi questa cosa qui la paragona alla frustrazione e l'impossibilità di ottenere il piacere che immagina dell'erotomane. L'erotomane cos'è? Uno che disperatamente cerca mille accoppiamenti, posizioni, incastri, situazioni diverse, e però cioè, poi alla fine il piacere non lo raggiunge mai. Cioè, resta un'eccitazione. E quindi appunto l'eccitazione e la scrittura poi è eccitata, non è piacevole in questo senso. Si dice anche che appunto la scrittura è quel fare petting, quell'attività che facevamo quando andavamo alle medie, e con disfregamento per ottenere un piacere senza però ovviamente fare sesso, no? E un po' questo che prova l'adolescenziale. È un po' quello che prova lo scrittore nel momento in cui la traduzione della sua pagina non è mai la penetrazione completa rispetto al pensiero che aveva avuto. E poi per cui sì, il citato si basa molto su questo tipo di discorso e di significazione sessuale della scrittura, ma è per non tanto per raccontare il sesso, ma è per raccontare la scrittura e il mondo di chi la fa, di chi la pratica. E qui diciamo che sono racconti, se vogliamo, con un doppio binario, da uno più facile, se vogliamo, anche più anche facile in sede di presentazione e da dibattere, cioè quello del mondo, la filiera editoriale, culturale, della politica, della letteratura, che cosa si intende appunto per editoria oggi, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altro invece una cosa più impalpabile, più letteraria, proprio perché è una sfida impossibile, che è quello di cercare di capire chi è lo scrittore e come si comporta e quali sono, diciamo, i suoi processi mentali, che è anche altrettanto affascinante, ma è più difficile. È più difficile, è un mistero, e appunto se no avrei scritto un saggio sulla fine dell'editoria di cultura nel XXI secolo. No, non mi interessava, quello mi interessava invece abbracciare il mistero. Io non l'avrei probabilmente letto. E invece appunto si è usata la narrativa. La narrativa è fatta apposta, è uno strumento più duttile, più flessibile, che abbraccia molte cose e più che dare risposte vuole aprire un campo di stimolazione, vuole far venire fuori delle domande. Per esempio si arriva anche al paragone tra la differenza tra giornalismo e letteratura. Avevamo detto prima, sapete che si pubblica tanto, tantissimo, una delle piaghe è questi giornalisti che pubblicano come fossero scrittori di esperienza, e tu una frase che mi sono segnato in un passo del suggestionabile, dici: giornalismo e letteratura somigliano a quei parenti costretti a incontrarsi una o due volte l'anno, si detestano ma continuano a vedersi. Sembra scritta da un fondo, però è vero, è molto. Sì, nel senso che poi appunto la letteratura fa secondo me un mestiere difficile, però sa fare solo la letteratura. Il giornalismo poi è un'altra cosa, anche New Journalism, giornalismo di inchiesta, un giornalismo romanzato che si basa su cose vere ma che poi prende la tangente, racconta storie, fatti, li riconfigura. Io parto dal presupposto che appunto siano ambienti, siano lavori che hanno a che fare con il linguaggio, con le parole, ma poi poco altro, insomma. Alla fine però un libro non si nega a nessuno, quindi ci sono tanti giornalisti romanzieri, calciatori romanzieri, comici romanzieri, tennisti romanzieri, cuochi romanzieri, e soprattutto, ma il più grave è
fanno particolarmente in bischerie, perché un tempo le case editrici c'erano gli scrittori che facevano editing, che è diverso. Adesso invece vanno in casa editrice perché sanno che è più facile poi diventare, gli agevola della loro carriera letteraria. Per cui un tempo c'erano gli scrittori che facevano gli editor, oggi ci sono gli editor che fanno gli scrittori, che è ben più, che è opposto e è grave. Ce ne sono tanti, insomma, gli editor che fanno gli scrittori, che poi si crea una rete professionale tale che poi i loro libri sono più facili da promuovere, più facili da vendere, più facili da veicolare. A prescindere dai contenuti. Sì. A prescindere dai contenuti. Sabino! Sei arrivato! Mi sollevi. A prescindere dai contenuti cosa? No, dico, a prescindere dai contenuti dei libri che poi vengono pubblicati, perché uno può essere anche un editor, può essere uno l'uomo della strada, però se racconta chiacchiere da bar non pensi che ha successo il libro. Oppure c'è l'effetto pecora dei lettori? L'effetto pecora non è da sottovalutare, nel senso che i primi 10 in classifica di solito fanno schifo. Cioè non è un pregiudizio valido per tutto e sempre, però. E la qualità letteraria è quasi inversamente proporzionale ormai al successo, ma è sempre stato così. Questo criterio di vendita mi preoccupa poco, perché i nostri classici del Novecento, quelli che abbiamo appena canonizzato e che adesso leggiamo a scuola, vendevano poco. Calvino, la trilogia degli antenati, per 10 anni ha venduto 7.000 copie di tre libri. Quando Faletti, pace all'anima sua, ha venduto 2 milioni di copie di primo libro. Cioè, cifre senza senso, no? Se paragonate a la levatura letteraria degli scrittori, in questo caso che andiamo a comparare. Comunque, per darvi un saggio anche della prosa, perché se no si chiacchiera, invece al coreano, sì, leggo un pezzettino da questo invidioso pronunciato che mi conte. Tanto siamo in cremeria, perché di solito in libreria sono, se vado in Feltrinelli così mi sono imbarazzato, perché si parla delle librerie in modo critico, però qui siamo in cremeria. Allora, è un pezzo di uno che cerca un suo stesso libro in una libreria, sostanzialmente, no? E succede così. Allora, nella prima sala, oltre alle casse, il mio amico vide solo articoli che un tempo si sarebbero trovati in una comune cartoleria. Diari, quaderni, blocchi da disegno, penne, gadget di varia natura, portachiavi, torce elettriche, ninnoli di peluche. Il mio amico tirò dritto e fece il suo ingresso nella seconda sala, certo più spaziosa e accogliente. C'erano perfino dei tavolini e un lungo bancone dove venivano serviti caffè a ripetizione. Un po' disorientato, decise di rivolgersi a un commesso. «Scusi, dove sono i libri?» chiese. «Qui abbiamo solo libri panettoni», rispose il commesso. «E cosa sono?» «Sono i libri che si vendono sotto le feste di Natale». Il commesso indicò il centro della sala dove effettivamente svettavano 5 piramidi di libri, ciascuna formata da un titolo diverso. «Vedrò se più avanti c'è qualche libro normale», disse il mio amico. «Se no può sempre prendersi un caffè al bar, se abbiamo anche pranzo e cena», aggiunse il commesso. Il mio amico sgusciò la terza sala, un poco più piccola, e si rivolse subito a un altro commesso. «Per i libri?» chiese. «È arrivato nella sala giusta, vuole un giallo, un thriller o un noir?» «Non sono interessato a nessuno dei tre generi». Il commesso fece una faccia strana. «Lei mi ha chiesto dei libri». «Sì, è vero, gli ho chiesto dei libri, ma non voglio dei gialli, non voglio dei thriller e non voglio dei noir». «Non capisco», rispose il commesso, come se gli stessero facendo perdere tempo. Il mio amico allora sgusciò nella quarta sala. «Questa è la sala dei libri?» chiese. «Qui abbiamo quelli dei comici», rispose un nuovo commesso. «E per gli altri?» «Quali altri?» «Per gli altri libri, intendo. Nella prossima sala ci sono le biografie dei tennisti». «Solo tennisti?» «Nella quinta sala abbiamo anche molte biografie di cuochi», aggiunse il commesso. «Le interessa la biografia di un cuoco?» Il mio amico saltò a quarta e quinta sala, si ritrovò nella sesta, dove in effetti c'era una gran confusione. Ci volle poco per capire che quella era la sala riservata ai DVD. Si fece largo tra la calca, provò a parlare con un signore improvvisato, alcune palle di Natale attaccate al soffitto che indicavano gli scombi sulla merce. «Sa mica dove sono i libri?» chiese. Il signore lo guardò per qualche secondo come se avesse fatto una domanda fuori luogo, poi attaccò con un piccolo monologo. «Qualche settimana fa
mi trovavo su Boulevard San Germano, quel fazzoletto di Parigi dedicato ai libri, ai caffè letterari. Ho ispezionato qualche libreria, devo dire che rispetto alle nostre fanno veramente schifo. E come mai? Troppa sobrietà, troppo silenzio, troppa scelta, mi capisce? Il mio amico mi prese a camminare e gli sparò dinanzi l'ultima sala, la settima. In effetti si trattava di una sala convegni piena zeppa di gente. Molte persone stavano in piedi con gli smartphone puntati verso la sagoma lontana del conferenziere. È una presentazione? Chiese l'ennesimo commesso. Certo. Che calca! Non abbia timore, venga con me per l'autografo, disse il commesso e lo prese sotto braccio. Per raggiungere il tavolo della presentazione si era formata una fila interminabile, tant'è che il mio amico, anche sporgendosi, non riusciva a vedere il volto dello scrittore che era riuscito a smuovere quella massa di persone per andarlo a sentire. Credevo che le presentazioni riscuotessero meno successo, si lasciò scappare. Il commesso sghignazzò. Ah! In genere sì, ma lui ha sempre tutto esaurito. I due riuscirono a scavalcare parecchie persone e in un modo o nell'altro arrivarono a lambire il tavolo della presentazione. Ha una copia del suo CD per l'autografo, disse il commesso in modo sbrigativo. Su avanti, la fila deve scorrere. Soltanto allora il mio amico si rese conto che l'illustre conferenziere non era uno scrittore, bensì un rapper, adorato soprattutto dai ragazzini. Visto che sarà come inebetito, il commesso gli si rivolse con un tono acido. Vuole un selfie e non ha il coraggio di dirlo? Cosa? Hai capito, vuole farsi una foto con lui? A quelle parole il mio amico, ormai esasperato, ripercorse le sale al contrario, come fossero le tappe di una via crucis. Quasi all'uscita, ancora incredulo, domandò a un cassiere, scusi, ma questa, ma non è una libreria? Certo. E allora, perché non vendete i libri? Il cassiere scosse nervosamente la testa. Libri? È un articolo che non trattiamo più. Provi su Amazio. Così. Sì. Molte librerie. Questo pezzettino, questo pezzettino così leggero, adoso, divertente, che si può leggere, ci si facciamo quattro risate, appunto è da iscriversi, diciamo, alla parte, quella, diciamo, all'anima, quella satireggiante, quella così che prende un po' per i fondelli anche il sistema, che fa fare delle risate amare, eccetera. Poi appunto c'è l'altra, di cui magari in seguito diamo un saggio anche dell'altra anima del libro, quella della sfida impossibile, dei ritratti, diciamo, esatti di una cosa che non può essere esatta, e che sarebbe appunto quella del mestiere dello scrittore, che alla fine è un mestiere strano, atipico, e che per quanto gli scrittori stessi tendano a trattarlo, a denigrarlo quasi, a renderlo prosaico, a trattarlo come un mestiere come un altro, rimane invece a diversi punti, diciamo, oscuri. Passiamo a c'è una frase che sembra tratta proprio dalla grande bellezza: senza una terrazza a Roma non esisti. Sì, ci sono ovviamente dei luoghi che cambiano molto, diciamo che la maggior parte dei luoghi di questi racconti è ambientata a Roma, il che dice anche una cosa secondo me oggettivamente vera rispetto agli scrittori italiani, nel senso che lo scrittore italiano nasce in provincia e poi va o a Roma o a Milano, cioè non può dirsi romano o milanese o romano o milanese a seconda delle biografie. E questo è vero, perché alla fine, cioè, sono le due mezze città dove succedono le cose, dove c'è il cinema, dove c'è la pubblicità, dove ci sono gli editori, e per cui poi lo scrittore sono grandi città fatte da provinciali, cioè è sempre stato così. Tu vivi a Pisa invece, no? No, io vivo a Roma, sono nato a Pisa, ma poi una donna, anzi, se potete avvertire forse l'ordine, mi ha rapito e ha voluto sposare. Io non ho avuto voce in capitolo. E quindi c'è Roma, e c'è Roma raccontata dal punto di vista magari di gente che appunto non è romana, e c'è ovviamente anche la romanità, c'è la romanità ad esempio del Tondana, Cafona, del Premio Strega, c'è la modalità delle terrazze dove appunto l'ecosistema poi influisce su che cosa ostentare, no? Cioè, appartiene alla natura umana l'ostentazione,
presentazione di ciò che siamo. E ovviamente Roma, città del sole, c'è questo sole, questo sole mostruoso, insomma, no? Sembra sempre, non so, da maggio a ottobre di essere Italia 90 quando segna Schillaci, no? C'è quel cielo lì la sera. E quindi la terrazza diventa ovviamente uno status sociale forte. A chi li chiama più VIP? A chi li chiama più VIP, e poi c'è, ovviamente c'è il, come dire, lì si stila proprio la tabella del terrazzario, cioè dell'importanza della vista. Cioè se sei su vista Gasometro, vista Colosseo, vista Panteon, vista Vaticano, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui a seconda di cosa fai vedere i tuoi ospiti, ti denoti e ti collochi socialmente, ovviamente, in una scala che si riferisce al terrazzo. A sua insaputa. E c'è anche questo, insomma, sì, ovviamente il luogo conta, e appunto dovendo fare un discorso generale su tutti i racconti, se vuoi il luogo proprio narra di questo flusso migratorio che c'è stato e che continua a esserci dalla piccola città alla grande città. Sono pochi poi gli scrittori che scelgono invece o la situazione opposta, cioè di scappare dalla grande città, oppure di rimanere in città di nascita, di origine, insomma. Anche ci sono, tipo Vassalli che stava, non lo so, in Piemonte, così vicino a Alessandria, Bianciardi perché era legato ai suoi luoghi, per cui aveva scelto di fare appunto, di stare in Liguria, di non scendere, eccetera. Però appunto sono scelte che poi, se associate a un'opera significativa, ti rimangono in testa proprio perché non sono sempre che riesci a collocare o a Roma o a Milano, no? Ci sono due grosse macro categorie spaziali che assorbono gran parte, diciamo, degli scrittori. Poi mi ero segnato questo, sempre sulla scritta, frasi da decifrare. Scrivere è organizzare traslochi sbagliati e separarsi dagli slanci più belli. Questo lo dici nella tutte, no? Prima che prenda le distanze, l'hai detto. Sì, l'hai detto. Beh, insomma, se ce lo spiega nel racconto, ovviamente si capisce che non faccio la parte allora questo. E Adultero è il terzo racconto, parla, sì. È diverso da tutti gli altri perché a differenza degli altri, dove appunto lo scrittore messo in scena è totalmente immaginario, se c'è, diciamo, uno scrittore noto viene solo come fantasma o come gregario rispetto ai protagonisti della storia, lo scrittore protagonista dell'Adultero è ispirato a Bianciardi, alla storia di Bianciardi. Bianciardi ebbe una famiglia a Grosseto e poi una donna, diciamo, una compagna che non si può definire amante e che lo seguì per tutta la vita, cioè per quanto la moglie, insomma, a Milano, sostanzialmente lei abitava poi a Roma, però ecco, ebbe una relazione continuativa e lunga che durò per tutta poi la vita di Bianciardi. E qui il suo entro nel racconto. Che senso? Non è il suo entro. No, sulla vice intellettuale ovviamente parlano di cose intellettuali, di scrittura, però no, non ho dato un rapporto lavorativo, ma appunto solo affettivo e sentimentale. Sì. E, la caratteristica principale di questo personaggio proprio è il fatto di sputare sentenze una dietro l'altra. Addirittura poi la cosa più godibile è quella, la parte del sesso tra marito e moglie. Magistrale, sì. Proprio richiesta da questa compagna. Sì, appunto, cioè, ecco, poi non vi aspettate dei racconti che dovendo parlare mentre c'è gli scrittori, allora parlano solo di scrittura, parlano solo di editori, di cultura. Ci sono ovviamente, essendo dei personaggi a tutto tondo, hanno, diciamo, un loro bagaglio affettivo e anzi, spesso viene fuori appunto l'intimità dello scrittore, no? Quello che fa quando lo scrive, per cui ama, odia, fa delle cose che non c'entrano nulla con la scrittura, anche lontanissime e molto distanti dalla scrittura.
tipo appunto nell'album intero c'è questo set con primo, secondo tempo, se vuole il racconto, e questo primo tempo è una casa milanese di lui, dove lei lo va a trovare, e lui per provocare lei, siccome appunto non è la moglie, ma è solo la compagna, l'amante, quello che è, si mette a parlare, per provocarla, invece delle strane gioie del sesso coniugale. E quindi fa una tirata, anche riflessiva, cioè quasi così, ecco, su questa cosa qui, dicendo questo. L'uomo aveva pensato al sesso tra marito e moglie, ma non quello festoso e appassionato dei primi tempi, no. Quello successivo, quello assuefatto e abitudinario, monotono e stanco, che veniva dopo i figli. Insomma, quello che nonostante tutto marito e moglie continuavano a fare, perché ad accoppiarsi con partner occasionali erano buoni tutti. Il matrimonio aveva fama di essere un'istituzione antiquata che doveva occuparsi della parte sana della vita, figli, casa, affetto. Per le perversioni, per la parte oscura di sé, per chi ce l'aveva, bisognava andare a cercarsi qualcosa là fuori, nella giungla. Eppure era affascinante la sessualità che perdurava dopo la procreazione, in due corpi che avevano raggiunto lo scopo imposto da madre natura. Questa loro ostinazione alla copula e al piacere gratuito, questo essere di Peter Pan del seme e delle ovaie, questo voler ignorare che si era già fatto quel che si doveva fare, il compito era realizzato, il mandato scaduto. Il sesso tra marito e moglie era depotenziato, era come un riassunto del sesso dei primi tempi. Se allora i coniugi si davano 1000 baci, adesso non se ne davano 100, e su questa scala si potevano benissimo ricalcolare tutte le altre comunissime e triviali attività da letto. Come cambiava un pompino dopo il matrimonio? Il tempo era quasi sempre dimezzato, come la passione, ma era soprattutto la percezione che marito e moglie se ne avevano, chiaramente da angolazioni diverse, a essere alterati. Spesso, come in una rappresentazione del teatro dell'assurdo, il preliminare non portava a niente. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bene che adesso siete depressi, perché vedete che il libro, diciamo, contrappone, alterna, varia, cadenza, momenti molto diversi, e questo insomma credo che sia un merito di un testo, insomma, no? Riuscire ad avere atmosfere anche molto diverse, e una prerogativa soprattutto di una raccolta di racconti, che un romanzo è vero, succedono cose diverse, per cui c'è la scena drammatica che sarà drammatica, c'è la scena comica che sarà comica, però si rimane sempre dentro un mood che qui può essere anche cambiato tra i 60, perché ci sono 14 storie completamente diverse. Sì, infatti la verità è quella che sorprende più di ogni altra cosa. Veramente i ritratti sono uno diverso dall'altro, uno più particolare dell'altro. E vediamo qualcuno che mi ha colpito di più. Rifiutato lo vedrete. Il secondo, quello dell'editor. Ah, no, sì, parliamo. No, ad esempio c'è questo secondo racconto, mentre Michele si raccapizza, che è praticamente narrato in prima persona da un editor, il famigerato editor di cui ti parlavo prima. L'editor sostanzialmente è una figura dentro la casa editrice professionale che si occupa di lavorare i testi approvati per la pubblicazione, quindi lavorare con lo scrittore, un rapporto con lo scrittore proprio, sul testo dello scrittore, ma anche quello di, come dire, valutazione degli scritti, dei testi che arrivano in casa editrice. Adesso questo tipo di valutazione qua viene in rete, la cosa è sensibilmente cambiata anche rispetto a il lavoro che farà il protagonista di questo racconto, però tutto sommato insomma l'editor si chiede di tanto in tanto di leggere il libro di qualcuno, dare una valutazione se poi mandarlo avanti oppure no. In casa editrice arriva un dattilo scritto, un vecchio dattilo scritto spirale di plastica, di carta, vecchia maniera, e a cui l'editor non dà nessuna importanza, se non che questo autore, l'autore di questo dattilo scritto, comincia quasi in maniera persecutoria a chiamare la casa editrice ogni lunedì. E quindi
esistava un rapporto tra i due, di amore e odio, in cui ovviamente l'editor all'inizio si sente perseguitato da questo. La cintura degli ultimatum. Sì, sì, cioè l'autore, l'esordiente, l'aspirante, lo scrivente, dà proprio dei diktat quasi quasi che fosse lui a decidere le sorti del suo stesso libro. E mi piace perché ad esempio rispetto ad altri racconti dove veramente appunto o sono riflessivi oppure invece c'è molta azione, succedono molte cose, questo è quasi uno studio psicoanalitico, no? Tra uno studio psicoanalitico con diciamo al centro un oggetto che oserei chiamare il potere, chi ce l'ha, chi lo detiene e appunto cos'è un abuso di potere anche sostanzialmente. E appunto c'è questa partita a scacchi, molti racconti sono così, poi sono una partita a scacchi tra due personaggi forti, in questo caso editor e aspirante scrittore, che si fronteggiano finché poi appunto c'è un ribaltamento che non svegliamo. E però ecco, ad esempio questo è molto rarefatto e mi serviva anche una casa editrice appunto che avesse, come dire, tre quarti di nobiltà e quindi questa storia di chiamato il set, ad esempio, molto diverso dalla Roma delle terrazze, della grande bellezza, un po' cafona, un po' sboccata, un po' sopra le righe, un po' colorata, un po' calda, un po' confusa, drammaticità crescente, senti il mio linguaggio, sa, sì. Domine. Posso farti una domanda? In base a quale ordine hai posto, io non ho letto il libro, com'è che hai messo il primo, il secondo, il terzo, il quarto? Cioè esiste un ordine prestabilito? Sempre di voluto che ci ha scoprivo che è stato letto. Che no, i miei libri sono pochissimo, guarda. E no, si ritorna al discorso della libertà dell'unità, per cui un libro di racconti secondo me fin dall'indice deve avere una riflessione, cioè non puoi mettere un ordine casuale, cerchi di dare un ordine che abbia un senso rispetto a le cose che stai raccontando e i significati che vengono fuori dai singoli pezzi. Detto questo, è un libro di racconti per cui tu lettore, se lo compri, sei autorizzato anche a poterti leggere i racconti che vuoi nell'ordine che vuoi. Quindi avere, se vuoi, un senso tuo personale, un percorso tuo da seguire. Poi io sì, non messi con me. La mia volontà è stata la gradualità, immergere il lettore in questo mondo qui per gradi. Per cui ad esempio il neurotiano, lo scrittore, non è una prima persona, ma è raccontato da un altro personaggio. Il secondo è una terza persona, ecco, e quindi lo scrittore non prende la parola. E il terzo anche non c'è, non si prende la parola, e si inizia lo scrittore che dice io e dal quarto racconto. Per esempio questo è stato un criterio per me, cioè non mettere subito faccia a faccia il lettore con uno scrittore che dice io dentro un racconto che è forte, cioè non mettere in scena subito una prima persona che racconta. Però ecco, rispetto a il rifiutato, appunto la storia voleva un set diverso da quello romano e quindi è ambientata ad esempio in questa Torino invernale crepuscolare piena così di silenzio, dove gli squilli di un telefono dentro la casa editrice al crepuscolo e all'imbrunire fanno un certo effetto, per cui ci sono proprio tonalità quasi da racconto nero che poi insomma richiamano e anticipano il finale, se vogliamo, no? Quindi c'è il finale che poi c'è il protagonista che taglia il Piazza Statuto, che sappiamo essere per la simbologia occultista uno dei vertici del triangolo magico nero e bianco internazionale, no? Per cui è una cosa che è proprio demoniaca, si dice sotto il tombino di Piazza Statuto, accanto alla strada ci sia la porta dell'inferno, no? Sono tutte cose che ovviamente su cui si può giocare proprio perché hai una narrazione breve, una narrazione breve non può contare via niente, cioè nulla è gratuito, nulla è inerte,
quanto un romanzo sia narrato con consapevolezza e con attenzione, proprio perché un romanzo va incontro a una dilatazione che ti porta, a te lettore, anche a te scrittore, parecchie linee nette. Se io fossi un critico letterario, la prossima vita rinascerò critico letterario e farò un lavoro sulla produzione letteraria rispetto alle righe inerti. Per righe inerti intendo righe che non concorrono direttamente né allo sviluppo narrativo né alla costruzione del senso, del testo. Vedremo nella mia prossima vita che i risultati daranno che nei romanzi ci sono molte più righe inerti e porzioni inerti di testo rispetto che in un libro di racconti e in un racconto. E quindi ovviamente qui nulla può essere lasciato al caso. Se quindi l'anno del racconto è in mira, ci sono degli sviluppi, come dire, logici, eccetera, l'ultima scena deve essere ambientata in un posto che da questo punto di vista aiuti nella significazione della storia, quindi parla nella stessa direzione, nello stesso colore del nucleo profondo del racconto, cioè il nero. Qui ad esempio appunto succede che poi l'editor va di corsa in un posto e taglia con questo, credo sia gennaio, sia rientrato alle feste, perché sia passato esattamente un anno dalla prima telefonata, questo gennaio freddo, spietato, dominese, taglia verso statuto. Questo vuol dire appunto, con un racconto va tutto pensato, va tutto calibrato, non ci possono essere delle attività, insomma, ce n'è molte meno rispetto alla narrazione unica. Un altro racconto che ha molto pathos dentro il suo solitario. Qui ha un errore che esercizi di stile invece ce ne sono. Questo è scritto in uno stile completamente diverso, perché ha fatto quasi solo di dialoghi che avvengono attraverso la porta. C'è questo scrittore in crisi, la solita sindrome della pagina bianca, che decide di chiudersi dentro casa e fodera tutte le finestre con il giornale, si isola da tutto il resto del contesto, si chiude dietro dentro in un altro appartamento e costringe la moglie a parlare di da dietro la morte. Sì. Sì, no, questo è il biografico. questo è un... alcuni partono da luoghi comuni, però sono lì, cioè non a caso sono luoghi comuni, non perché devono essere sviluppati per forza. A volte c'è l'esigenza da parte di chi scrive di un estremo accoglimento che è difficilmente conciliabile con vite domestiche e familiari che però vengono imbastite da questi sventurati individui. Per cui poi alla fine c'è l'atto di ribellione, sto scrivendo un romanzo, parte di casa. E allora c'è questo racconto dialogico, fatto tutto di dialoghi, quasi una pièce teatrale, una porzione, uno straccio di pièce teatrale, dove c'è appunto lui, scrittore, al di qua della porta, e da lei, moglie di lui, scrittore, al di là, che è stata sbattuta fuori, è andata a vivere con la madre, che però si ripresenta, lui sfida tutto, stacca tutto, telefoni, campanelle, eccetera, per cui c'è proprio questo gesto molto teatrale, se si vuole, della percossa alla porta, del bussare, e poi ci sono questi brevi dialoghi, e diciamo anche quello è il più teatrale e sembrerebbe quasi, perché parla della scrittura attraverso una crisi coniugale, quindi sembrerebbe anche uno di quelli che più disimpegnati rispetto alle tematiche letterarie del libro, mentre invece poi c'è una chiusa che è una di quelle più precise rispetto all'eventuale discorso letterario sulla distanza, in questo caso, che lo scrittore dovrebbe avere nei confronti della realtà. Perché se la vuoi leggere, Michele, la chiusa, la leggiamo, e così non svegliamo niente. Spoileriamo, vabbè, no, solo la cosa del pianerotto. Ecco forse la giusta distanza di un romanziere rispetto alla realtà, dico. Non deve stare a guardare sempre giù in strada, ma neanche solo dentro di sé.
deve buttare un occhio sul bene rotto. Per questa. Questo diciamo è un cerchio moltismo, cioè, però è, può essere effettivamente una definizione di dove dovrebbe mettersi rispetto alla realtà allo scrittore, no? Perché se guarda solo dentro di sé poi si rischiano appunto delle scritture terapeutiche, autoreferenziali, ma davvero autoreferenziali, cioè che assolutamente prescindono dal fatto che la scrittura dovrebbe comunque essere un fatto comunicativo che presuppone io sia un mittente e voi in questo caso un destinatario. Io vi racconto, vi dico delle cose, no? Un atto di apertura. Al contempo però non deve neanche stare accanto al fatto, no? O cavalcare l'attualità in senso stretto, perché altrimenti non c'è, diciamo, quella prospettiva da cui si può valutare, vedere effettivamente le cose in una maniera più, più esatta, più corretta, no? Non si può raccontare una cosa a caldo, no? Non fosse anche un sentimento, questo lo dice anche Coleridge, no? Non si deve scrivere quando si sta male, si deve scrivere dove si è stati male, della propria sofferenza. E se scrivi di sofferenza mentre soffri, scriverai male della sofferenza. Di cui bisogna sempre scrivere ciò che non si vive, ciò che si è vissuto, non ciò che si sta vivendo. E quindi questo, insomma, questo è un po' il discorso. E poi ci sono le presentazioni dei difetti fondamentali, che saranno nel prossimo libro, dei difetti fondamentali, che può essere, insomma, potrebbero essere pezzi che confluiscono, che sono quelli, come dire, appunto, la recensione del libro, le presentazioni letterarie, anche quello che, insomma, potrebbe essere un capitolo interessante. Beh, c'è tutto un mondo. Quindi sarà veramente lavorato su questo. No, stavo prendendo però pezzettini interessanti. Sì, di roba che non è entrata qui dentro. Cioè, in realtà appunto è un mondo talmente vasto. Ad esempio, mi sarebbe piaciuto scrivere di un racconto, un quindicesimo difetto fondamentale, sui festival letterari, sui saloni, no? Che adesso sono. Scusami. Nella galleria di autori che hai raccontato, io leggo abbastanza e ci sono due categorie di autori che veramente quando mi capita per mia sfortuna di comprare qualche libro, anche se io ho rispetto per i libri, viene voglia proprio di strapparli. La prima categoria sono autori anche affermati, che stimo, che mi piacciono, che hanno scritto dei bei libri, che puntualmente quando arriva Natale o l'estate ti fanno la strenna natalizia o il libro da leggere sotto l'ombrellone. Sono due ciuffetti, sia l'uno che l'altro. Io li compro ogni volta, mi lascio ingannare, sono libri che è veramente da abolire nel modo più totale. Uguale a questo tipo di autore c'è quello che si fissa, per esempio sono una lettrice di gialli, c'è quello che si fissa di fare la trilogia. Quindi fa il primo libro che è bello, il secondo pure, il terzo una ciuffeca solenne, il calibro di Madò, ti fa perdere. E sono autori di grande stima, ecco. Quindi questa è la prima caratteristica di autore che ho riscontrato, mi sta sulle scatole enormemente. L'altra cosa che ho notato è proprio, tu accennavi adesso, i famosi premi letterari di seconda categoria. Ci sono autori che partecipano a premi letterari di seconda, terza, anche quarta categoria, fatti in paesini mattelapesca, che però sono paesini dove nella giuria ci sta il cattedratico di turno, che può essere il rettore, l'ordinario di lettere, chi per lui. E in queste manifestazioni, che assumono un certo prestigio perché ci stanno di soggetti accademici, vengono premiati autori che quando vai per aprire il libro, e vengono, cioè, omaggiati, cioè, io resto, dico, ma allora tu dicevi prima all'inizio, l'editoria che falsa i gusti della gente, dei lettori, le librerie che vengono sponsorizzate in un certo modo spingendo determinate vendite rispetto ad altre, però non è solo questo, perché tu vedi quando il mondo accademico o per motivi economici o per conoscenze politiche dell'autore piccolo si inchina a fare cose di questo tipo, allora il momento non è soltanto l'editoria, ecco, il lettore viene buggerato in mille modi
e anche in primis dallo stesso autore, perché ti ripeto, ti potrei fare tanti nomi di grandi autori che perlomeno a me piacciono, che però poi ti fanno la strena natalizia, il libro sotto l'ombrellone che dice vabbè, che ne parliamo. Eh sì, purtroppo il fatto che se uno ha la sfortuna, diciamo, di aver successo col primo libro, la diventa una specie di pullo da batteria. E in generale tutti gli scrittori comunque viventi sono sottoposti a uno stress produttivo in questo senso, per cui per non andare fuori dal mercato devi produrre un libro ogni 2-3 anni, che sono tempi fast. Mentre invece la letteratura ci stiamo bene, che ne fanno anche sì, non ha, non dà prescrizione in tal senso, nel senso che si deve molto meno anche, cioè molto. Poi ci sono scritture da classifica che hanno prerogative paletterarie, che però in Italia, che è un paese ipocrita, perché cresciuto all'ombra del grande romanzo italiano, Manzoni, Dante, diciamo, ha dei una prosopopea, degli avi impegnativi, bisogna sempre essere scrittori tutti. Cioè non esiste una cosa che si chiama negli altri paesi mass market, ovvero roba di intrattenimento il cui autore non si vergogna veramente di fare, mentre invece qui, non so, i Carofiglio, i Malvaldi, i Robecchi, i Manzini, devono essere scrittori, non possono essere scrittori mass market, devono essere scrittori puri, letterari. Non è vero, non è vero, perché poi gli scrittori letterari vengono, siccome la letteratura c'è e sono loro, i veri scrittori letterari vengono messi all'angolo da questo, per cui non c'è una biodiversità. Infatti a volte, soprattutto nei periodi dell'anno che indicavi tu, cioè l'ombrellone o le vacanze e la strega, prima di sembra proprio che le librerie sfogliano un solo libro, cioè un solo tipo di libro, fatto da tanti autori, specie di gusto, vista medievale, ha più teste, perché produce però un tipo di prodotto che è identico sostanzialmente. E in generale i tempi sono fast, perché bisogna dare più titoli, perché secondo delle logiche per noi incomprensibili hai più chance di fare fatturato in questo modo che non vendendo meno, però cercando anche di promuovere di più e meglio, così non c'è tempo, non di promozione, per cui se un titolo per un motivo o per un altro non ha motivi di appeal appariscenti, c'è il rischio veramente che sparisca molto in fretta. Ad esempio questo c'è la fortuna di essere un libro di racconti pubblicato da una major, e questo è il suo motivo bizzarro, paradossale di appeal, perché le major come Rizzoli di solito non fanno racconti di italiani viventi, cioè dovrei essere morto oppure stare male, perché invece sparisce. Ma dato che parliamo spesso di economia, sì. Un editore, cioè del prezzo di un libro, quanto vale l'editore, libreria, distribuzione e autore? Cioè un autore può vivere di libro? Sì, può vivere cioè di libro, soprattutto c'è il famoso indotto, che è anche un salvacondotto, nel senso che io pubblico questo libro, se avrà, diciamo, una eco significativa, non solo per l'editore, voi avrà una cerchia comunque di persone che lo comprano, lo fanno girare, questo mi servirà per scrivere sui giornali, fare i corsi di scrittura, andare in giro, tutte cose che sono comunque pagate. Gli scrittori che vivono, gli scrittori che riescono poi a vivere solo di libri, sono pochi in Italia, cioè c'è sempre un secondo lavoro, una famiglia dietro importante, una non so, degli amanti occulte, delle aromose, ad esempio lui dopo andiamo a fare Tom Baroni, proprio per dare un sostegno a me, quel posto che ci avevi detto, che altrimenti ovviamente solo i libri, cioè pubblicati, diventa duro. Comunque ci vuole appunto un motivo extratestuale che possa far sì che il libro funzioni dal punto di vista mediatico. In questo caso appunto era Rizzoli che fu il libro di racconto, che penso siamo io e De Benedetti, che è un signore di 80 anni, a cui pubblicare i racconti, poi basta. Altri editori ovviamente fanno più libri di racconti, però in genere diciamo che è un modo abbastanza vessato e diciamo sottomesso a
l'altro che fa la subita tutto, che è la modalità romanzesca, che però non è più il romanzo letterario novecentesco, modernista, che indaga l'umano, che indaga l'esistenza, no, sono variazioni narrative potenti che di solito sono poi risolte in una dialettica bene e male commissario crimine, cioè questo è. Questo è il genere egemone che fruttiamo tutti, poi guardiamo le serie televisive che vengono tratte da, e ovviamente cose che agiscono in maniera molto diversa possono essere stupide o intelligenti, che però diciamo che si fermano, secondo me, agiscono su ovviamente bisogni e pulsioni profonde, perché non è che siamo stupidi, se ci piacciono, se li leggiamo, vuol dire che ci penetrano e hanno una ragione d'essere. Detto questo, si fermano molto in superficie, cioè fungono da intrattenimento, poi ci può essere un intrattenimento stupido e un intrattenimento intelligente. Di certo agiscono molto, in modo molto diverso rispetto a un libro di questo tipo qui, che adesso mi obbligo a comprare e autografare. Ma tu a chi non vorresti proprio assomigliare? Quali soggetti? Cioè chi è proprio il soggetto proprio? C'è una notizia stasera, non ha rotto mai le scatole, non ha fatto questa cosa e mi guardava anche con grandi occhi trasognati, dov'è la moglie? Certo. Grandi occhi trasognati e sorrisoni. Allora basta, dono, un torte per tutti, dai. È anche bonale la domanda, dai. Dai, io non ti riconosco più. Di con me stesso che sei buono, tu a chi somigli veramente? A chi tuo malgrado assomigli? Ma no, tutti, dai, è chiaro, cioè lo scrittore non può assomigliare, cioè, non hai tutti questi difetti, tu hai tutti questi difetti, tutti questi difetti, anche perché poi il titolo di Fentonella alcuni appunto sono, come dire, non è normativo, non è una lista di difetti fondamentali che fanno gli scrittori, sì, però era un titolo che doveva essere iconico, cioè era anche molto difficile trovare un titolo rispetto agli scrittori, perché vai, come non lo so, cioè rischiare veramente un effetto di ridondanza, oppure sembravano saggi, non so, vite inventate di scrittori, vite, storie vere di scrittori inventati, sembrava un saggio, no? E poi a un certo punto un titolo avventure di scrittori, però anche lì, cioè, allora ho pensato proprio di cambiare l'orizzonte e di mettere una cosa che poteva entrare ciò fino a un certo punto, insomma. Poi il difetto fondamentale di questi scrittori, la maggior parte dei quali funziona, è la coglioneria. Sono dei coglioni in senso molto buono, nel senso che hanno l'ottusità che sconfina quasi con una forma di purezza, che non li fa, diciamo, combaciare con la realtà che li circonda. Era un tipo di sfasamento rispetto alle altre narrazioni politiche, sociali, economiche, che appunto fa sì che il lettore metta in discussione tutte le sue convinzioni. Questo è, questo fanno questi scrittori. E comunque in primo piano c'è una storia, un racconto. Cioè quando ve ne andate spaventati dal fatto che è un libro sugli scrittori. Cioè sono alla fine scrittori che hanno la funzione della storia di pirati in un racconto di picaresco, di cavalieri in un racconto di cappa e spade, cioè c'è un divertimento narrativo qua. Poi c'è anche la riflessione, c'è anche il livello letterario, c'è la dimensione critica, però viene dopo comunque una storia, cioè, questo è importante, perché questo è importante, insomma, perché io volevo veramente dare la storia al lettore, cioè raccontare la storia. Basta. Sì. Ringraziamoci, invitiamo quanto prima a tornarci a trovare, la prossima uscita. Al festival delle lettere, sì, so perché qua è un uomo. Sì, qui si fa. Un uomo, fate un festival. Festival della letteratura mediterranea. No, però vado a Torino, sto scrivendo, a fare un Alexio, con Alexio della Natura. Dove c'è? Fate prestare attenzione, perché non c'è Alexio. Dove c'è a Torino?
dopo io vado a leggere una cosa sul festival, sui saloni che sono tanti in città, appunto, no? Ogni comune ha il suo. E quindi c'è questo signore che era, per tutt'altra ragione va a Mantova perché vuole visitare ovviamente la città, che viene scambiato per uno scrittore, viene messo sopra il palco a parlare di un libro dell'illuminato. Siccome non ne sa nulla, ha riscuotere un successo pazzesco, perché tutti dicono, oh, veramente un scrittore simpatico, informale, alla mano, bravissimo. Per cui alla fine standing ovation, il signore dice, vabbè, allora vado a casa. E l'ufficio stato dice, no, che ti sta dicendo? Allora c'è Cuneo, Torino, Milano, San Zato, San della Mente, non torna più a casa. Io farò questa lezione. A Torino, la Torino, 19, venerdì, ci avevamo tutti lì, perché uno, due, tre, i ragazzi di Piero che andavano solamente a Torino, noi, come dire, inauguriamo una nuova fase, inconsapevole della nostra sensualità, insieme. Sabino Vabbero. Sabino? Assente a Torino? Assente. C'è le calcare? C'è le calcare? C'è le calcare? No.